Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. E oggi una sbarbata con una sua amica da ridere, perché oggi proviamo il B1 Slant, Icon B1 Slant, è del marchio della Icon, e versione nera, anche manico. Questo è uno dei rasoi più efficaci, considerati più efficaci diciamo, dei rasoi. Guardate l'esposizione della lametta, guardate la torsione della lametta. E per un rasoio del genere, secondo me, ci vanno lamette morbide. Ad esempio, le CAI, che sono taglienti e morbide. Infatti, ho usato le CAI. Questa lametta che avete montata e una CAI. Cosa facciamo? Facciamo una sbarbata al sandalo, perché oggi voglio di sandalo. Vabbè, domenica, sandalo. E anche se l'estate va e viene, insomma. Allora, ci bagniamo il dito, questa va da 2 giorni. Questo è pericoloso, comunque, cioè, nel secondo noi è considerato molto pericoloso. Ci bagniamo il dito. Asciughiamo bene le mani, non lasciamo nulla al caso perché qua ci si fa male. Pennello, facciamo un silver tip fatto da De Carlo. De Carlo è un negozio di Torino, è un negozio di Torino che produce, vende insomma cose di ogni tipo, cucina, strumenti per la cucina, strumenti per, e anche strumenti per la rasatura. Questo è un pennello fatto, me l'ha regalato mia zia per Natale qualche anno fa, fatto da De Carlo, Silver Tip, tasso, quindi molto molto, molto, molto straccio. L'ho tenuto a bagno per poco tempo, e siccome è un tasso, non andiamo. Queste sono le CAI che ho montato sul rasoio. Non andiamo a stressarlo molto. Andiamo a mettere il sandalo indiano del saponificio Vignoli di vedete Vignoli di Gagliate. Gagliate Novara, quindi io ne ho varie qualità, insomma, questo è un ottimo prodotto, questo è sandalo indiano, questa versione qua. Andiamo a prendere, vedete che già è stato utilizzato, la giusta quantità, anche un po' abbondante, e andiamo a inserirla direttamente, direi, nel ciuffo. Magari ne mettiamo anche un po' di più, un pelino di più. Tanto ormai qui ho fatto il conto che se sopravvivo i miei saponi, arrivo fino a 98 anni, cioè. Quindi non c'è problema di, nell'ipotesi, diciamo, più pessimistica. Adesso mi sciacquo la mano, sciacquo la ciotola e inizio una sorta di lieve montaggio, proprio semplicemente appoggiando il pennello, perché questo è un tasso e non vogliamo rovinarlo. Tanto questo tasso ha già 10 anni, questo pennello. Quasi. Però giocando solo con le punte, no? Questo ne ha passate di ogni, questo pennello, perché è il mio primo pennello serio che mia zia mi regalò, De Carlo, al negozio di Torino, famoso. E ancora qua, questo tasso che bagnato sembra uno straccio. Guardate che bella crema, guardate che bella crema, guardate che bella crema. Ancora un po' d'acqua. E col tasso tende
ovviamente essere molto morbido, quindi eviteremo i movimenti circolari. Possiamo mettere tre dita, vedete che il ciuffo è molto ampio, per andare a fare l'insaponatura del viso in tutte le sue parti, anche ben esposte. Bene, adesso proviamo questa ghigliottina, vediamo, è definita così, questa la ghigliottina, no? Vedete lo slant bar più accentuato proprio, no? Quando si fa per fare la presa da fuoco, come me, eccolo qua. Lo slant bar più accentuato. Guardate che roba, i denti anche, mamma mia. Speriamo di non farci troppo male. Allora, con la CAI va come un fuso. Poi magari sono pieno di tagli, però non si sente la lama, perché la CAI è proprio stata piegata, CAI morbida, eh. La sensazione è quasi che non ho, la barba non opponga resistenza. Vedete che subito ha portato via tutto, eh. Rasoio a cui è stato usato a un prezzo diciamo giusto, saranno 112 euro tra manico e testa, ma d'altronde non si trova. Beh, io direi che già con il primo passaggio, adesso qui è rimasto un po' di. La barba la teglia tutta. Adesso vediamo con il pelo obliquo cosa riusciamo ad aggiungere a questo risultato. Il tasso è veramente uno straccio.
Andiamo giù di per obliquo. Cattivo. Con la CAI la sensazione è che vada sul velluto come un tavolo da biliardo, però come cose del genere. La guardia va sempre tenuta alta. E anche il pelo obliquo è andato, perché qua guarda, non c'è. Piccolo face melting. In realtà potete farmi qua, questo è efficace, però facciamo ancora un contropelo di rito. Eccolo qua. Anche in fase di contropelo, l'impressione che scorra proprio come una palla da biliardo sul tavolo verde. Vediamo un po'. Perfetto. Finito. Più niente. Allora, sciacquiamo un dito. Tamponiamo. Ci puliamo un attimo. Controlliamo il risultato. Né un'irritazione né un taglio e BBS, ve lo assicuro. Quindi promosso questo Icon B1 Slant. Smontiamo la lametta, vediamo come è fatto il rasoio. A parte il manico, che vabbè, è il classico Bulldog.
il rasoio composto da un pettine molto curvo con il timbro dell'icon e i denti caratteristici. Poi qua abbiamo la CAI che adesso andiamo a riporre nel cimitero delle lamette, che come io ho sempre detto, il mio cimitero delle lamette è questo, della Mühle, cimitero delle lamette. E con un coprilamenta, insomma, normale. Sciacquiamo gli strumenti, come è giusto fare. Adesso abbiamo detto sandalo, per essere coerenti con per essere coerenti con la rasatura, cioè in realtà poi uno fa quello che vuole. Oggi volevo olio di sandalo questa domenica qua, quindi per essere un po', diciamo, cosa non c'è di meglio che il sandalo italiano di legno di sandalo di Extra Cosmesi. Ipoallergenico per peli delicate. Un sandalo particolare, dolce. Abbondiamo. Perché gli schiaffetti, non la carezza? Perché la pelle delicata non va irritata con uno sfregamento, ma con un tocchettamento. Si dice che riattivi anche la circolazione. Quindi sandalo indiano di Vignoli e sandalo, legno di sandalo di Extra Cosmesi. Adesso un po' d'aria. E come idratante, pandan, legno di sandalo, sempre di Extra Cosmesi. Questo ha i licheni dell'Islanda. Chissà cosa faranno questi licheni dell'Islanda. Lo vediamo. A tutto viso. Crema idratante. E direi che la nostra sbarbata è fatta. Bene, io vi ringrazio, vi saluto e ancora vi ringrazio ulteriormente per la partecipazione sia alla pagina e al nuovo canale YouTube. E vi invito a mettere di iscriversi, mettere mi piace e buona domenica a tutti e buona barba.